E allora ritorna l'appuntamento con Spettacolo in Campo a Radio Punto Zero per 00 Palla al Centro, anche perché finalmente è terminato il lockdown, non solo per il calcio che ormai ha una stagione ben avviata, proprio oggi sono stati anche i sorteggi di Champions, ma anche e soprattutto per il cinema, per gli spettacoli dal vivo. Ci sono bellissime iniziative in Campania, c'è l'ex base NATO ad Agnano, c'è una bellissima iniziativa di Movies Event nel cuore dei quartieri spagnoli a Napoli, c'è una straordinaria iniziativa, oserei dire un festival dei festival, all'Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere. Proprio con alle spalle il secondo anfiteatro al mondo dopo il Colosseo è partita un'iniziativa festivaliera bellissima e quanto mai lunga e variegata. Fino al 15 settembre, tutte le sere alle ore 21, ci sarà appuntamenti con la musica, con il teatro, con la letteratura, con la danza. A farla da padrone però ci sarà il cinema, con la direzione artistica di Nicola Crispello, 5 serate a settimana, lunedì, martedì, mercoledì, sabato e domenica. Lunedì appuntamento con il cinema d'autore. A battezzare la sezione del cinema d'autore lunedì 13 luglio alle ore 21:30 ci sarà un grande regista napoletano, grande tifoso del Napoli, Vincenzo Marra. Benvenuto a Radio Punto Zero. Grazie Allora, Vincenzo, non è stato facile. Io ho davanti a me questa bellissima locandina della Volta Buona, dove la O di Buona è scritta con un bellissimo pallone che sta in testa ad un giovane che sembra quasi Diego Armando Maradona da ragazzino quando palleggiava ancora in Argentina, talvolta neanche con un pallone. Lui sapeva palleggiare con tutto. Dal 12 marzo al cinema, e però l'8 marzo si è chiusa l'Italia per il Covid. È stato un momento molto difficile, lo è stato soprattutto per alcuni settori, tra questi in particolar modo quello dello spettacolo dal vivo. Finalmente si riparte. Noi ci siamo occupati anche di informazione sul coronavirus, l'abbiamo fatto sentendo medici, scienziati, provandolo a fare in modo molto responsabile. Vorrei partire da questo, proprio dalla tua storia, tra virgolette, personale. So che tu eri addirittura all'estero in quel periodo. Come hai vissuto questo periodo e anche le tue sensazioni di questo film che doveva uscire, tra l'altro credo in 100 copie, e che ora riparte nelle arene estive, ma ovviamente non è un momento facile per il cinema. Tante belle domande, sì, proverò a rispondere. Intanto sì, io stavo a Teheran, in Iran, a portare il mio film che si chiama L'Equilibrio, film del 2017, un film tutto napoletano, e sono stato più o meno sorpreso da questa situazione che improvvisamente è iniziata a crescere nel nord Italia, come veniva avvertito dai miei familiari, e poi è scoppiata anche in Italia. Per fortuna sono riuscito a prendere l'ultimo aereo disponibile e tornarmene a casa, altrimenti starei ancora là, senza virgolette. E poi dopo quell'aereo lì hanno chiuso il paese. E quindi ho visto anche qualcosa di incredibile, un paese molto diverso dal nostro, pieno di sensazioni, di emozioni, eccetera. Poi sono tornato, ho fatto più o meno la quarantena e niente. Ho provato a passare il tempo scrivendo un libro, che è il mio primo libro, però poi adesso mi sono fermato, però insomma ho occupato il tempo così, andando a prendere mio figlio, facendo tanta ricerca, informandomi e avendo anche un momento di grossa riflessione, introspezione personale. Ti posso dire che insomma, mi sono fatto una cultura in materia, sono orgoglioso di quello che è stato fatto a Napoli, insomma, a dispetto poi, ecco, una cosa mi è infastidita poi anche in questa occasione di una tragedia planetaria, qualche imbecille in Italia non ha perso occasione per parlare male, per dire, prendere in giro a Napoli, che è tutta una situazione che a me veramente mi lascia ogni volta più basito. Poi per fortuna, se me lo consenti, a questi imbecilli sono state date le risposte quanto mai concrete proprio in questo momento, perché la risposta dell'eccellenza, soprattutto il sistema sanitario campano, con le scoperte del professor Paolo Ascierto, con tante altre dimostrazioni, un bellissimo servizio anche di molte televisioni straniere sul Cotugno, come esempio anche dell'evitare il contagio tra medici e infermieri, insomma Napoli ancora una volta ha dato una grande prova di capacità e di eccellenza scientifica e sanitaria. Noi però ci dobbiamo fermare un attimo, una piccola pausa, poi rientriamo e parliamo della Volta Buona.
A Radio Punto Zero siamo con Vincenzo Marra. Mi verrebbe da dire che è veramente la volta buona. Doveva essere il 12 marzo, è stato il 2 luglio. Adesso c'è un giro lunghissimo nelle arene estive di tutta Italia da parte di Vincenzo Marra. Con grande piacere lo ospiteremo all'Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, nell'arena che fu di Spartaco, il gladiatore che ha, come dire, è stato protagonista della prima rivoluzione della storia, con questo film molto bello, mi dicono con uno straordinario Massimo Ghini, che avrò grande piacere di vedere dal vivo, con una bellissima, credo, promessa di questo ragazzo che interpreta il Pablito barra Maradona, mi verrebbe da dire, in questa bella storia. Ci racconti in 2 minuti, senza dirci neanche poi troppo, che cos'è la Volta Buona? Ma io sono partito da un sentimento che secondo me è un po' attanaglia moltissime persone, soprattutto di un'età avanzata, quello della frustrazione. Cioè, la frustrazione è diventata in quest'ultimo periodo, in questa epoca, una vera e propria epidemia, per tornare ai temi attuali. E quindi io sono partito da un vecchio procuratore di calciatori che ha più o meno 60 anni, che nell'ultimo periodo della sua vita non ne ha azzeccata una, continua a mantenere alto il sogno che prima o poi dovrà toccargli, spetta a lui la possibilità che arrivi la volta buona, e in mezzo a questa vita un po' complicata italiana, il suo vecchio sodale, diciamo compagno di tante avventure, lo chiama da Montevideo, in Uruguay, dicendogli che ha trovato il nuovo Maradona. Allora lui prende parte, sperando e scommettendo che quella possa essere la volta buona, andando a prendersi di fatto questo ragazzo. Poi di più non dico. No, anche perché poi, come dire, ne parleremo insieme, perché tu inaugurerai questa bella sezione del cinema d'autore, l'incontro con i registi, quindi chi verrà, ricordiamo che per fortuna l'Anfiteatro Campano è uno spazio talmente grande, talmente bello all'aperto, che si potrebbe rispettare alla lettera la normativa sul distanziamento che prevede che negli spazi aperti, se c'è la possibilità di tenere il distanziamento di almeno 1,5 metri tra le varie sedi, si può arrivare ad essere fino a 1.000 persone. Per cui l'esordio di ieri sera ha avuto oltre 300 persone, è stato molto bello, di grande qualità, con Raiz, con della musica d'autore. Stasera parte il teatro, domani parte il cinema, lunedì con te alle 21 partirà questa bella iniziativa degli incontri d'autore. Peraltro, permettimi di dirlo, visto che qua c'è una rubrica che si chiama Campioni della Tavola, tutto questo avviene in quella che è l'arena dove c'è anche il primo ristorante al mondo in un sito archeologico, per cui si può arrivare dalle 7, 7 e mezza, e farsi la visita all'anfiteatro, e c'è la cultura. Ci si può poi sedere a tavola per mangiare la pizza, per mangiare il maialino neocasertano, ci sono una serie di grandi opportunità di quella che una volta era la Terra Felix proprio della Campania, e poi c'è questa bellissima proiezione cinematografica che concluderemo con una bella chiacchierata con Vincenzo Marra. Chiacchierata radiofonica che avrà un ultimo slot appena rientriamo dalla pausa, nel quale, siccome ogni nostro ospite poi ci racconta la sua passione calcistica, ti facciamo fare un piccolo gioco come se fossi tu un procuratore che gestisce i giocatori del Napoli. A tra poco. Con Vincenzo Marra, protagonista tra i grandi protagonisti, assieme a Toni Servillo e tanti altri nomi importanti della regia, tra gli attori del cinema italiano, di Arena Spartacus Festival, con la direzione di Nicola Crispello per il cinema. Lunedì 13 luglio alle 21:30 l'appuntamento con La Volta Buona. Abbiamo detto Vincenzo Marra, grande tifoso del Napoli, mi ha raccontato, abbonato dal 1900. 82, siccome questo film con Massimo Ghini racconta la storia di un procuratore, ma credo che dietro ci siano tante vicende umane in cui il calcio, come spesso succede, è solo lo specchio di una società e di un momento sociale, mi verrebbe da dire che nel Napoli c'è un grande fermento attorno ai procuratori. Insigne ha cambiato procuratore, chiede al Napoli di rinnovare, il Napoli ancora non ha risposto. Milik bussa a Denari, forse anche giustamente, e probabilmente si è accordato con la Juve. Caion sembra che non riesca a trovare l'accordo per rimanere almeno un altro anno a Napoli. Mertens invece ha rinnovato. Altri giocatori importanti come Fabian Ruiz e Koulibaly sembra che stiano sul mercato a seconda delle super offerte. Da competente e da tifoso, quali sono per te i due giocatori che magari dovrebbero assolutamente essere inamovibili? Quali quelli di cui magari ci si potrebbe liberare più a cuor leggero? Come lo vedi questo mercato del Napoli che magari l'anno prossimo con Gattuso proverà
a dire la sua proprio nella lotta al vertice. Ma in realtà, diciamo, io ho anche giocato a pallone. Beh, per me in realtà i giocatori, secondo una scuola di pensiero, dovrebbero essere tre, uno per ogni ruolo. Quindi sono contento che sia in credo, che sicuramente sia Insigne che Mertens rimarranno. E farei di tutto a questo punto rispetto a quelle che sono le sirene di mercato per mantenere Fabian Ruiz al centrocampo. Ma poi credo che Van der Ruiz, Lobotka, Demme, Elmas Quinto e rischi rimarranno, quindi alla fine si sostituirà solo Allan. In difesa, come non dire Koulibaly, anche se credo che ormai è un po' fuori dal progetto tecnico, questa sensazione, anche perché lo vedo abbastanza incompatibile con Manolas e quindi alla fine bisognerà trovare almeno una quadratura, un altro centrale, non dico a quei livelli, ma insomma, perché sai, sia Maximovic che Manolas hanno avuto sempre un po' durante la carriera anche momenti di infortuni, eccetera. Quindi io se fosse per me manterrei Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne, visto che Mertens ha già rinnovato, questi tre, uno per reparto. Ma credo che Koulibaly purtroppo è già verso l'isola, verso la Gran Bretagna. Sì, staremo a vedere, chissà che non sia questo mercato del post-Covid, un mercato un po' diverso, nel quale, siccome De Laurentiis, anche lui è una bottega un po' cara, come succede anche spesso al Napoli, di pagare molto in giro, è successo con l'Udinese, sta succedendo col Sassuolo ancora una volta, in questo caso per Boga, credo che De Laurentiis non si libererà facilmente di Koulibaly per una cifra inferiore ai 90 milioni di euro, siccome è una cifra che forse in questo mercato pochi possono permettersi, vediamo anche le difficoltà delle grandi come il Barcellona con Lautaro Martinez, chissà che effettivamente non si possa avverare questo sogno di Allora a trattenere a quel Napoli punto, tutti i grandi calciatori. è così come dici tu, a quel punto sarebbe, io farei di tutto per tenere l'ossatura così com'è, recupererei i famosi 80 milioni che ha speso tra Onas, Younes, Marcus e Allan e poi tenderei a tenere l'ossatura, se è quello che dici tu. Mi sembra un'ottima idea, ne parleremo perché no, magari anche di questo lunedì sera. Tra l'altro, permettimi di dire, in un campionato che nel post-Covid ci vede in campo praticamente tutti i giorni, abbiamo rigorosamente scelto una serata senza calcio, domenica sera 21:45, Napoli-Milan, una partita che sta particolarmente a cuore ovviamente a Rino Gattuso. Il giorno dopo, 13 luglio, ore 21:30, a partire dalle 19:30 si apre la serata della cultura, poi quella dell'enogastronomia. Alle 21:30 su uno schermo bellissimo che ho avuto modo di vedere in fase di montaggio proprio ieri, grazie all'impegno, mi fa piacere ribadirlo, di Nicola Crispello, ci sarà con noi Vincenzo Marra e sarà la volta buona per vedere uno splendido film. Intanto grazie per essere stato con noi a Vincenzo Marra. Grazie, speriamo. A presto.